Expo Vending Sud 2017 nei corridoi si incontrano anche amici o conoscenti che non hanno esposto e con i quali è bello andare a scambiare quattro chiacchiere. Mi trovo in compagnia di Maurizio Bertoldi, che è il responsabile vendite della Custom, che è un'azienda italiana con gran respiro internazionale che produce intanto stampanti, segmento in cui è leader mondiale, ma per il vending ha inventato una cosa davvero particolarissima. Intanto, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VendingTV.it. Grazie, grazie ancora. Sì, stiamo proponendo da neofiti in questo settore questo nuovo terminale rugged Android, che proponiamo anche nei nostri mercati tradizionali dell'abilitazione automatica, della tentata vendita, dei controlli accessi, e che secondo noi può anche avere un appeal, un interesse nei gestori vending e nelle software house, adesso soprattutto con la nuova normativa dell'invio dei corrispettivi. Quindi sono qui per fare un po' conoscere il mercato, conoscere un po' di referenti, di persone, vedere insomma se ci può esserci delle prospettive per questo e per altri prodotti che abbiamo in mente di portare in questo mercato. Intanto, giusto per dare davvero un'idea di quello che è il vostro prodotto, è compatibile in effetti con tutte le macchine e tutti i sistemi attualmente in commercio e costa davvero molto poco. È un dispositivo Android 5.1, è un oggetto che ha incluso un lettore di barcode 1D2D e anche un modulino NFC, ed è un IP68, quindi un oggetto rugged a tutti gli effetti per un uso intensivo, un uso continuo in mano agli operatori come sono anche quelli del vending. Quindi pensiamo che possa essere il prodotto giusto. Prodotto giusto per la piccola, piccolissima o anche media azienda che desidera dare uno strumento economico, affidabile, robusto, ma soprattutto dinamico, per andare a risolvere il problema del prelievo dei dati e non far utilizzare in questo modo lo smartphone all'operatore di turno. Sì, lo smartphone magari personale o quello aziendale con quello che ne concerne, quindi di rilevare dei dati sensibili da uno smartphone del personale insomma magari non è indicato, e in più dovendo mettere anche il numero email, come sappiamo, come richiede l'Agenzia delle Entrate, uno smartphone consumer può avere ovviamente dei contro nel caso che io lo cambio, che si rompe o quant'altro. Non è magari un oggetto professionale per uso intensivo come invece il nostro Ranger, che invece presenteremo poi a breve anche sui tuoi canali. Sì, ne parleremo prestissimo sulla rivista Vending News e il sito vendingnews.it, oltre ad avere un piccolo richiamo sulla vending newsletter settimanale, affinché voi ne sappiate di più, affinché possiate prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di spendere pochissimi soldi per avere uno strumento davvero molto molto efficiente. Ve ne accorgerete. Grazie Maurizio. Grazie a te Fabio. Ciao a tutti. Io continuo, ti lascio andare perché so che hai un aereo, mentre io nel frattempo continuo a fare interviste presso gli stand qui a Catania a Expo Vending Sud 2017.